L'Italia è stato l'ultimo paese al mondo a conoscere l'alternanza per via elettorale. Integrazione o tolleranza? Mi pongo un problema e lo pongo a voi della Corte. Sono proprio i giovani oggi che stanno pagando il costo più elevato e che pagheranno il conto più elevato, appunto, quello del debito. Le voci del mondo della cultura negli incontri con la Corte Costituzionale. Ora, a me, come musicista, è capitato spesso di andare a suonare nelle carceri italiane. Anche dal mio punto di vista, cioè proprio di un regista, ci si chiede come il baluardo della Costituzione riuscirà a proteggerci. Arte e scienza leggono, colgono il mondo attraverso la visione. Guerritore, Martone, Piovani, Maraini, Mieli, De Romanis, Carofiglio, Boeri, Löwenthal, Fiori e molti altri dialogano con i giudici costituzionali. La gentilezza di cui si parla in questo caso è una dote indispensabile che attraversa la nostra Costituzione, a cominciare dall'articolo 3. La Costituzione è strumento di memoria per noi, oggi come oggi, ma è e deve diventare anche memoria di noi nel futuro. E credo che sia importante interpretare alla luce delle grandi questioni della contemporaneità la sfida dell'ambiente oggi. Le parole amore e Costituzione sono compatibili? Incontri è la nuova serie di podcast della Corte Costituzionale, in uscita dal 12 febbraio, ogni venerdì, sul sito e sui canali social.